Ben ritrovati a tutti. Oggi vedremo insieme la Adidas Adizero RC2. Fantastico. E come sempre vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui vi piacesse questa tipologia di video, di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche tramite la lampadina qui sotto. Scaldamento e 6 km di fartlek, 25 volte i 45 secondi veloci e 45 secondi di recuperativo per una media di 4,10 km. È una scarpa neutra, ultra leggera, solo 213 grammi nella versione maschile, disegnata per le gare e per sporadici allenamenti sulle lunghe distanze, è prevalentemente adatta per la strada. Il drop è di soli 10 mm, 24 mm sulla parte del tallone, 14 mm sulla parte dell'avampiede, 0,5 mm in più rispetto alla Adios 5. Vi sfido a notare la differenza. La tomaia è molto traspirante e devo dire che sembra anche abbastanza robusta, non so se si riesce a vedere quanto sia davvero traspirante, e tra l'altro è veramente molto leggera, per cui è davvero ben fatta. Ovviamente essendo disegnata per le gare, veramente minima, leggera, non ci si può aspettare la stessa durata di una scarpa all'allenamento. Per quanto riguarda la suola, non viene utilizzata la gomma Continental come nell'Adios 5. L'ho provata su strada, in curva e sul tapis roulant e mi ha garantito sempre un ottimo grip. Per quanto riguarda la stabilità della scarpa, l'ho provata in curva e risulta essere molto stabile grazie al sistema di torsione molto leggero che però funziona molto bene, ma anche grazie a dei supporti interni che tengono stretto il piede e quindi facilitano la stabilità. L'estetica è molto bella, ci sono diverse colorazioni, nero, arancio e di questo colore. La differenza con la Adios 5 è solamente relativa al boost e alla suola. Nella Adios 5 c'è la gomma Continental, però nonostante questo trovo molto difficile giustificare la differenza di prezzo tra questa scarpa e la Adios 5, che si aggira intorno ai 40-50 euro, e penso che sia sempre molto bello poter comprare una scarpa ad un prezzo piuttosto accessibile. Infatti questa scarpa è disponibile sul mercato ad un prezzo intorno agli 80-90 euro. Per cui questa scarpa non utilizza il Boost come la Adios 5, ma utilizza la schiuma Light Strike, la stessa che abbiamo già visto nel video della Adidas SL20, il cui link vi riporto qui in alto. Durante qualche esercizio di tecnica, giusto per testare l'intersuola, vuol dire comunque che la Light Strike garantisce un buon cushioning, ovviamente non a livello del Boost, ma soprattutto un'ottima reattività. C'è da dire però che l'assenza del boost in questa scarpa la alleggerisce di circa 25 grammi rispetto alla Adios 5, per cui è una scarpa da gara più leggera della Adios 5. Per quanto riguarda la durabilità dell'intersuola della Light Strike, vi terrò aggiornati non appena avrò fatto 100 km con questa scarpa. La calzabilità è molto buona, nonostante abbia un piede piuttosto magro, mi è sembrata un po' più lunga del normale
sulla punta. Di sicuro non la consiglio a chi ha la pianta del piede molto larga, in quanto è molto stretta sulla parte dell'avampiede. Sia nella parte della linguetta che sulla parte del tallone c'è una leggera imbottitura che male non fa, anzi è molto piacevole. Soprattutto la linguetta protegge il collo del piede molto bene, e anche la parte del tallone fa sì che il tallone appoggi su una superficie molto morbida, per cui garantisce un ottimo comfort. Inoltre l'accessorio ha della lunghezza giusta e il sistema di fissaggio funziona molto bene. La consiglierei a runner veloci, di livello intermedio. Per quanto riguarda le gare, la utilizzerei per una 5, una 10 km, una mezza maratona, ma non per la maratona. Per quanto riguarda gli allenamenti, probabilmente la porterò insieme a me in pista. Detto questo, come sempre vi ricordo di lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto il video, di iscrivervi al canale in caso in cui non vogliate perdere gli aggiornamenti settimanali e di attivare le notifiche tramite la campanellina, così. Come sempre vi ringrazio e alla prossima. Ciao.